Ciao dall'Informa Giovani, siamo Lori e Federica e vi presentiamo le notizie del mese. Mi Generation verso il Forum delle politiche giovanili. Da maggio a settembre un intenso programma di appuntamenti coinvolgerà le più vivaci energie dell'associazionismo, dell'imprenditorialità, della creatività cittadina per anticipare insieme Mi Generation Camp, il Forum delle politiche giovanili. Per saperne di più vai sul sito dell'Informa Giovani, dal 17 maggio al 30 settembre. Mi Generation Camp, il forum delle politiche giovanili. Il lavoro, l'abitare, l'innovazione, la partecipazione e la cittadinanza studentesca di spazi di aggregazione. Questi e altri ancora saranno i temi affrontati dal Comune di Milano durante Mi Generation Camp, il primo forum delle politiche giovanili, organizzato dall'Informa Giovani del Comune di Milano. La Fabbrica del Vapore ospiterà durante il forum convegni, iniziative, tavoli di coprogettazione e spazi autogestiti che indirizzeranno l'operato dell'amministrazione comunale nei prossimi anni, dal 27 al 29 settembre, dal mattino alla sera l'ingresso è libero. Vuoi andare a quel paese gratis? Riprende da settembre all'Informa Giovani lo sportello dedicato al servizio volontario europeo. Ti potrà aiutare con informazioni utili per inviare la tua candidatura e dare consigli per scegliere il progetto più adeguato alle tue esigenze. È necessario prenotarsi. L'arte di strada Milano. Vuoi prenotare degli spazi dove esibirti? Con Strada Aperta puoi farlo, iscrizione online dal sito milano.stradaperta.it oppure direttamente allo sportello Artisti di Strada. G-Lab, laboratorio di cittadinanza urbana. Continua l'attività del progetto pilota nato dalla collaborazione tra Assessorato delle Politiche Sociali e Servizio Giovani del Comune di Milano, con l'associazione Rete G2, Seconde Generazioni, che si propone di fornire informazioni di primo livello sul tema della cittadinanza. G-Lab è aperto al pubblico all'Informa Giovani tutti i mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14 alle 18. Settimana Europea della Mobilità in Bicicletta. È promossa dalla Commissione Europea con l'obiettivo di incoraggiare i cittadini all'utilizzo di mezzi di trasporto alternativi all'auto privata per gli spostamenti quotidiani. Lo slogan scelto per il 2013 è Clean Air, It's Your Move, aria pulita, ora tocca a te. Mira a sensibilizzare la cittadinanza sul tema dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane. Dal 16 al 22 settembre guarda il calendario degli eventi. Vieni a fare un tirocinio all'estero per realizzare la tua idea di impresa creativa. Progetto MIP, Move, Improve, Prove. È un progetto rivolto ai disoccupati e inoccupati del settore delle arti visive, della musica e del teatro e arti performative, del design e della creatività applicata all'industria. Vengono offerti tirocini all'estero in un contesto interculturale per migliorare conoscenze tecniche, specialistiche, sperimentare modelli di produzione e gestione per pianificare un progetto di impresa creativa. Numero di stagisti previsti 20. Paesi, sede di stage, Malta, Spagna, Grecia, Danimarca, Francia e Germania. Scadenza 20 settembre 2013. Progetto Giovani. L'Università degli Studi di Milano cerca ragazzi e ragazze da coinvolgere in un progetto di ricerca sui giovani milanesi. Si rivolge in particolare a ragazze e ragazzi che abbiano frequentato corsi di formazione professionale o istituti professionali e che abbiano lasciato la scuola da 3 o 5 anni, oppure che si siano laureati, lauree triennali, specialistiche o a ciclo unico da 3 a 5 anni fa. Per informazioni puoi contattare Edda Orlandi. Ciao da Federica dell'Informa Giovani è tutto, ci vediamo per le iniziative del mese di ottobre.